Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica. Oggi vi voglio parlare dell'esemplare dell'eucalipto. L'eucalipto, come ben sapete, è una pianta che ha un aspetto vigoroso e particolare alla vista, poiché spesso si presenta sotto forma di pianta con un colore argentato. Infatti le foglie tendono ad avere una patina biancastra che le fa trasparire di colore argentato. Un'altra caratteristica dell'eucalipto è il fatto che i fusti, ma soprattutto le foglie, contengono un olio essenziale dalle proprietà balsamiche. Ci sono unguenti o creme fatte con l'essenza di queste foglie che aiutano soprattutto a respirare meglio, quindi per chi soffre di bronchiti, chi fa uso di aerosol, può benissimamente utilizzare le foglie di questa pianta e trarne beneficio. Il beneficio di questa pianta non è solo quindi fisico, ma anche visivo, perché ci allieta la vista con questo fogliame. Infatti posizionata in alcuni ambienti dei nostri spazi esterni, ci aiuta a dare un movimento visivo adeguato affinché il tutto non si amalgami e quindi creare anche dei punti di luce, perché il chiarore di questo fogliame a volte dà quei piccoli punti di luce che servono ad arieggiare anche l'immagine del nostro giardino, del nostro balcone. Essenzialmente sono esemplari che si diversificano per l'aspetto e la forma della foglia. Ci sono piante di eucalipto con la foglia più tonda, ci sono le piante di eucalipto con la foglia molto più lunga e stretta. Di morfologie ce ne sono davvero tante, come sono anche tanti i modi di coltivarla. Si può mettere in vaso, si può mettere in piena terra. Gli unici fattori a cui non dobbiamo mai rinunciare sono il giusto quantitativo di acqua, soprattutto nei periodi più caldi e più torridi, poiché la mancanza di acqua potrebbe far seccare velocemente il fusto, dove non scorre più linfa, e quindi far morire la pianta. Un altro aspetto importante è quello della luce. L'eucalipto ha bisogno di molto sole. Nonostante il suo aspetto etereo ci faccia percepire che ha bisogno di fresco, invece no, l'eucalipto al sole si adatta benissimo, ma lo richiede proprio. In genere il periodo di fioritura corrisponde alla primavera-estate. Sono dei fiori insignificanti da cui si dipartono poi delle piccole bacche, molto decorative e soprattutto apprezzate nell'ambito della fioreria. Infatti l'eucalipto è una pianta che spesso, oltre ai suoi poteri curativi e balsamici, viene utilizzato anche come fattore primario nei bouquet, nelle composizioni dei matrimoni, scavalcando addirittura il fiore, quindi è un elemento molto importante negli ultimi tempi. È una pianta semplice, molto bella e molto utile, quindi da tenere in casa è sicuramente un'ottima scelta.